Allora, per quanto riguarda il ritiro di Biden, più o meno me lo aspettavo, nel senso ormai ha più di 80 anni, appunto le varie gaffe che ha fatto davano un sacco di instabilità politica già dentro i democratici, quindi mi aspettavo che Kamala Harris, cioè la sua vicepresidente o comunque qualcun altro nei vertici del suo partito, prendesse il posto con la forza o meno. Quindi cioè, non era proprio aspettata, ma era richiesta. Dunque, penso che Biden sia stato un buon presidente e mi dava un po' l'impressione del vecchio nonno che sa fare cose buone, solo che ogni tanto si imbanana. Ecco, mettiamola così. Spero che i democratici abbiano più chance. Io obiettivamente non avevo un'opinione molto sicura se facesse bene o facesse male. Spero che a questo punto fari dell'opinione pubblica siano sui democratici che riescano a rimontare rispetto al vuoto che attualmente avevano dimostrato e che abbiano più chance. Che fosse la scelta giusta, che fosse quello che stavamo un po' tutti aspettando, ma che è arrivata con troppo ritardo e che, nonostante secondo me le elezioni siano già decise appunto per l'attentato a Trump, che ha un po', cioè, secondo me, segnato la cosa, però appunto la decisione è arrivata troppo tardi, non ci sarà il tempo di riorganizzare la cosa e la probabile sostituta Kamala Harris non avrà il tempo per riorganizzare la campagna elettorale e questo porterà al risultato ormai già deciso dall'attentato, ecco. I think it was expected at a certain point of view, but also very necessary for the Democrats to have any chance in the upcoming election. I think it's a positive and wise decision on his part.